一走。Amici, benvenuti a Watamu. Ma questo posto è bellissimo. Sembra di stare in Africa. Buon appetito, Nicolò. Amici? Nicolò? Nico? Ciao, amici. Ecco, quella va sotto, esatto, quella mettetela sotto, sotto sotto petto villoso. Quella lì è per abbronzarsi. Me l'ha detto la signorina dell'Australia. Fatti contro di me. Ah, che schifo. Vabbè, andiamo in piscina? Sono già ascoltato. Sì, sono le tue chiavi. Basta, senti, andiamo. Jumbo. Ma già state a mollo, balordi. Primo bagno del 2017, che meraviglia. È proprio una pessima idea. Verso l'amore. È arrivato il momento della merendina. Da fallimentare. Io mi sa che dormo in spiaggia. Amiche, buonanotte amici. Ciao ciao. Ragazzi, noi ci vediamo domani 8:30, colazione, mi raccomando. Ci vediamo qua davanti. Buongiorno. Quella di ieri è stata un po' la giornata di assestamento. Oggi arrivano anche gli altri da Roma e oggi cominciamo a fare un po' di cose divertenti. Siamo andati a parlare con quelli del posto per organizzare le escursioni, le cose qua in giro. Oggi il tempo non è il massimo, però qualcosa ci inventiamo. Intanto andiamo a fare colazione. Fossi morto. Sì, un bambino di 8 anni con questa cosa gialla, sinceramente. Che esce fuori con la bassa marea, quando c'è alta marea sparisce ed è una striscia di sabbia in mezzo al mare incredibile. Come si sta bene qua? È bellissimo. Senti come urlano. Questo video non vi farò proprio vedere niente. Questo video siamo noi che ci divertiamo in villaggio. Ma tu vieni in Africa per fare queste cose in piscina? Hai una cultura a disposizione, il mare? Uscite, no? Si mangia di nuovo. Io ti rubo un manzo. No. Sì. No. Sei un ladro proprio come Lilli Gruber.
l'avessi preso. Lo puoi tagliare e incollare. Ma se invece di fare i vecchi a giocare a briscola andiamo a fare qualcosa tipo a sdraiarci al sole? Allora sì. Allora sì. Che è successo? Il tuffo che mi sono fatto prima a candela ha comportato un insaccamento del mio tallone. Cioè, quindi cioè, adesso? Adesso ho il tallone. Zoppo. No, ho il tallone frullato. Sei zoppo! Ma quindi stiamo andando tra i tuoi pantaloni? Oggi mi sono bello lessato, devo dire. E attenzione, perché ho preso un pantalone veramente interessante. Intanto mi spruzzo il doposole. No. Che ti prendi da mangiare? Prendo il budino di Jasmine. Andiamoci a mettere sotto le stelle come gli amici sinceri e raccontiamoci le storie. Domani andiamo a fare qualcosa interessante per piacere? No. Ok, buonanotte. Buongiorno amici, dormito bene? Certo. Io c'ho un sonno clamoroso. C'ho una GoPro che continua a accendersi durante la notte, non capisco qual è. Perché più dormiamo più ci abbiamo sonno? Come funziona? Tu a cosa sei andato a dormire? 5. E sei pazzo. Ma oggi oltre a mangiare e oziare facciamo qualcosa di divertente, vero signor Nicolò? No, perché noi andiamo in vacanza per fare la vita da villaggio. Che schifo la vita da villaggio. Bellissimo. Una figata. Oggi credo di riuscire a scampare alle grinfie dei Beach Boys. Forse riesco a prendere di soppiatto. In realtà devo andare a dare i soldi a Patrizia Pepe, che è la stilista ufficiale della spiaggia. Che ho comprato ieri i pantaloni e devo dare i soldi. Bon, vediamo se riusciamo a beccarla. Ma perché Patrizia Pepe Bologna? Con l'assentista. Marcello è irremovibile, ragazzi. Non compra. Io. Ma che non compro? Sono stato fregato ieri con 30 euro. La capoccia. La capoccia. Ciao. Stiamo veramente oziando, non stiamo facendo nulla. È troppo bella questa cosa. C'è un problema. Non mi si allacciano più i pantaloni. Sto ingrassando come un bove. Andiamo a mangiare. Marcello, sei viola, mettiti la maglietta. Basta, ci sono 2 giorni che mangiamo e uziamo al sole. Basta. Adesso prendiamo il pulmino e andiamo a vedere la città delle scimmie. Che bello, stiamo uscendo dal villaggio e stiamo facendo qualcosa di concreto. Di che stiamo parlando? Penso di... No! Alla prossima clip. Amici, siamo arrivati alla città delle scimmie. Ci abbiamo pure le banane. Due. Siamo proprio attrezzati. Tre. Eccole! Su enemies beware. I never seen a... Una tribù che si chiama Vagala, che viene da Etiopia o Somalia. Sono venuti qua a caricare l'erba per i loro animali. Poi loro hanno fatto la guerra con i Swahili. Finalmente i Gala hanno vinto la guerra. Poi hanno cambiato il nome di questo posto per essere Gedi, che vuol dire prezioso. Ma il vero nome di questo posto era Kilimani, che vuol dire un posto più alto come Kilimanjaro. Anche Gedi era una città sul mare, ma dopo il mare si è ritirato. Adesso è quasi 4 km lontano. Anche tutti questi alberi qua non c'erano prima, ma quando la città era abbandonata, madre natura ha preso, poi tutti gli alberi sono nati dopo. Quindi questo albero si chiama il tamarindo, quello che voi fate lo sciroppo. Però adesso i frutti non ci stanno perché le scimmie non ne aspettano. Ok, accarazzala se vuoi. Olè. Ammazza come mesi laghi! Qui abbiamo il palazzo reale qui davanti. Well, I think
it's time you and I. Questo è un ficus strangolatore, praticamente una pianta che avvolge altre piante e le uccide. E sta avvolgendo un baobab. If this is where the monarchy is headed, count me out. Out of service, out of Africa, I wouldn't hang about. Oh, fino adesso neanche ci hanno beccato le zanzare. Fantastico. Questo è il museo di Gede e là c'è un letto, perché praticamente nella cultura Swahili la nonna deve assistere alla prima notte di nozze del nipote e deve rimanere sotto al letto. Qui c'è questa tradizione un po' così particolare. Ma questa è una liana. Io mi ci siedo sopra. Wow. Let's go. C'è poco da ridere, bomba, ma pure noi. Benvenuti a Malindi! La cosa che mi piace fare di più all'estero è entrare nei supermercati e vedere i prodotti che ci hanno... Ah, pensavo fare del bene. Ah. Che cacciare in questo posto? Adesso andiamo a trovare i bambini dell'orfanotrofio e gli portiamo tutte le cose che abbiamo preso. Ciao mucche. Let every creature go for broken sing. Let's hear it in the herd and on the wing. It's gonna be King Simba's finest play. Oh, I just can't wait to be king. No, vogliamo giocare a pallone con loro, ma mi sa che sono troppo forti. Palleggiano da 20 minuti. No, I just can't wait. Poi partite dalla Africa, ma siamo in netto svantaggio, ragazzi. Distruggili! Ci siamo fermati in mezzo alla strada per un'altra partita improvvisata. Non so che cosa succederà. La vedo brutta io. Marco Hu, non preoccuparti! Marco, sei la vergogna dell'Italia, vai a giocare. Tornate in Cina. It's gonna be King Simba's finest play. Sto facendo il portiere, vedo la partita da lontano. Ti hanno messo in porta, Marcello, cosa è successo? È come al solito, da quando sono piccolo che succede? Sono più forti loro comunque. To be king. Mamma mia, che giornata meravigliosa, ragazzi. Nel frattempo ho pure ordinato un altro paio di pantaloni bragaloni con un tessuto che è una cosa incredibile. Domani me li fanno. E domani si va a fare il safari. Però ve lo faccio vedere nel prossimo video. Adesso mi sparo una bottiglia d'acqua, mi butto sotto la doccia e poi a nanna presto, perché domani safari. Ci vediamo al prossimo video. Non si accende più la Jeep. Ok, siamo scesi, di base non si può scendere, ma siamo rimasti bloccati. Oh raga, buttate un occhio voi, Forse è meglio tornare alla base.